Parto con un inciso da una che non è fra le tre regioni che governiamo, ma è l'Emilia. Io martedì sarò in Emilia nelle zone alluvionate e o in Emilia danno una no tax area per i prossimi mesi per chi è colpito da alluvioni, trombe d'aria e sfighe di ogni tipo, oppure la rivolta fiscale ce la facciamo noi e partiamo proprio dall'Emilia. Ignorata dai più, però ci sono migliaia di persone, migliaia di aziende, migliaia di senza tetto. Quindi come zone franche sono state istituite nelle regioni del sud, allora o ce la danno con le buone, visto che la chiedono imprenditori, sindacati, oppure ce la prendiamo con le cattive. E quindi la rivolta fiscale parte per necessità da chi è in mezzo a mezzo metro d'acqua. E quindi martedì cominceremo il tour antirapina dall'Emilia. Detto questo, sono emerse alcune proposte, su due fronti li divido e poi ci sono le domande. Una per estendere a tutte le regioni le buone pratiche sperimentate in alcune di queste regioni. Gli ospedali aperti anche di sera, che sono partiti dal Veneto, stanno cominciando a Torino e ci piacerebbe arrivassero in Lombardia, ma anche nelle regioni dove la Lega è opposizione, perché migliaia di uomini, soprattutto di donne, possano fare gli esami, le mammografie, le TAC, la diagnostica anche alle 11 di sera senza prendersi un giorno di ferie, e su questo solo il Nord può permettersi di farlo. Altra buona pratica è l'aiuto ai genitori separati e divorziati, partito dal Veneto, arrivato in Lombardia, che contiamo di estendere anche in Piemonte, in Emilia, in Liguria, in Trentino e ovunque ci sia un consigliere della Lega presente, con un contributo fino a 400 euro al mese per mamme e papà con minori a carico. E queste sono alcune cose che già sono fatte e che vogliamo estendere. Alcuni proponimenti che vanno in controtendenza: lo Stato aumenta le tasse e noi le togliamo. Via il bollo per tutti i motorini. Qua sono decine, anzi centinaia di migliaia, soprattutto di giovani, che pagano il bollo per il proprio motociclo. Mentre Roma aumenta, mentre Bruxelles aumenta, il Nord prova a venire incontro a chi non ce la fa, e quindi togliendo l'odioso bollo a partire dai ciclomotori, dai motorini, soprattutto venendo incontro ai ragazzi, per cui anche i 100 euro fanno la differenza, così come comincia in grande stile la battaglia per la riduzione con prospettiva di abolizione dei ticket sulla sanità, su cui già parecchi segnali si sono dati, però qua il fronte sarà comune ovunque sia presente la Lega. Mentre Roma aumenta, nonostante la rapina di 5 miliardi, le regioni del nord vanno in controtendenza e diminuiscono. Alcune posizioni comuni, politiche e di principio: no all'accoglienza di profughi a qualsiasi titolo, abbiamo già dato, abbiamo già pagato, e quindi se vogliono accogliere, se vogliono integrare, se vogliono spalancare, se li tengono, se li coccono e se li mantengono. Quindi laddove la Lega governa e anche laddove la Lega e l'opposizione faremo questa battaglia, a Genova direbbero e Mosadeto, basta, non c'è più spazio e soprattutto non ci sono più palanche. Collegata a questo, è in ottica di risposta allo svuotacarcere che diventerà indulto, la polizia regionale, su cui già si sta lavorando per garantire maggior sicurezza. Ultimo di questi interventi, per non entrare troppo nello specifico, però una battaglia politica, è quella della residenzialità per avere qualsiasi tipo di contributo regionale. Non 5 anni, noi abbiamo portato la soglia a 5 anni di residenza per le case popolari, per i bonus. Roberto diceva che ci è arrivata una lettera dall'ufficio antidiscriminazione che dice che siamo discriminatori, quindi discriminare per discriminare, tanto vale farlo bene, e quindi porteremo da 5 a 15 gli anni di residenza necessari e sufficiente per venire incontro ai nostri cittadini. È una posizione politica di buonsenso, di equità, di giustizia sociale. I discriminatori sono gli altri, che mettono tutti sullo stesso livello. I nostri cittadini ci hanno votati perché ritengono che chi è qua da più tempo abbia maturato più diritti. Quindi chi ha maturato più diritti arriva prima rispetto a chi è arrivato l'altro ieri. Quindi se 5 non gli vanno bene, proviamo coi 15 e vediamo che cosa succede. Ultima reazione politica, a fronte della reazione centralista di Roma e di Bruxelles, noi rispondiamo nel nome dell'indipendenza e delle autonomie. Rispondiamo sul piano politico come Lega,
preparando i motori, partiremo in Veneto il 1° e 2 marzo, sarà un weekend interamente dedicato al Veneto e al tema dell'indipendenza, con centinaia di gazebo in tutte le città e in tutti i paesi del Veneto per interpellare i cittadini veneti, ed è solo un punto di partenza, perché sul tema dell'indipendenza e dell'autonomia ci mobiliteremo ovunque, siamo presenti a livello politico come Lega Nord, per sentire se i cittadini sono d'accordo con noi. Noi siamo convinti che l'indipendenza convenga, che le regioni che possono essere ridisegnate, ristrutturate, per carità di Dio, tutto è possibile, però il territorio conosce e spende meglio rispetto alla realtà centrale. E quindi mentre Roma cerca di riportare tutto a centro, noi vogliamo premiare chi fa a livello locale. E poi a livello istituzionale, coordinando le azioni dei 3 governatori, che poi sono assolutamente a vostra disposizione, marcando il territorio e seguendo anche con atti istituzionali quella che è una battaglia politica, quindi portando all'interno dei consigli regionali il tema dell'indipendenza, dell'autonomia, in risposta a uno Stato alla canna del gas, che a cui rimane solo lo svuotare la cassaforte del Nord prima di dichiarare fallimento, visto che lo Stato sostanzialmente è fallito, che fallisca per suo conto suo e lasci in pace chi almeno con le sue energie può tirare avanti. Questo è il quadro. Non entro volutamente nel particolare di decine e decine di proposte, no alla rete nazionale degli inceneritori, autosufficienza anche per quanto riguarda l'immondizia, ognuno si tenga la sua, anche da questo punto di vista abbiamo già dato, agricoltura chilometro zero anche legata ad Expo, quindi anche in quest'ottica prima i nostri produttori, appalti a chilometro zero, Regione Piemonte mi sembra sia già realtà, quindi prima le nostre aziende, insomma, mentre a livello romano aprono al resto del mondo, qua noi non chiudiamo, ma anzi rilanciamo aprendo ai nostri, che ormai pare essere in controtendenza o bizzarro dire agevoliamo prima la nostra gente, è il nostro core business. Questo è il senso di oggi, quindi con oggi partiamo al contrattacco. Ormai non abbiamo più voglia di incassare, di subire tagli, chiusure di ospedali, tagli al trasporto pubblico locale, taglia di qua, taglia di là, noi riduciamo le tasse laddove possiamo, ma daremo la vita per autogestirci, visto che la rapina ormai assume livelli di assolutamente insopportabili. Io passo per un commento il microfono ai 3 governatori con cui orchestriamo, questo è il primo di una serie di incontri, non è un unicum, cominciamo oggi a Milano e poi puntiamo a passare da Torino, a passare da Venezia e quindi a fare il tagliando mensile della nostra guerra che riprende assolutamente con forza. Luca. Grazie. Faccio io. Velocissimamente dico che innanzitutto vediamo di buon grado questa iniziativa, perché ci permette di condividere fino in fondo le buone pratiche, perché poi sono quelle che ci chiedono i cittadini. E dall'altro vorrei anche ricordare che in maniera forse meno visibile ma più concreta il coordinamento delle 3 regioni del nord ha funzionato su molti fronti. Un esempio per tutti: se in questo paese sgangherato oggi si parla di costi standard, lo si deve al fatto che le 3 regioni si sono battute piantando unghie, morsicando, quindi fino all'impossibile, per fare in modo che nella sanità i costi standard siano una realtà. In generale, lo dico da Veneto, noi vediamo assolutamente di buon grado questa candidatura del Veneto a testare i temi dell'indipendenza, dell'autonomia, al monitoraggio anche di un'istanza che è sempre più crescente tra i 4 milioni e 900 mila veneti. Sarà l'occasione in quel weekend per parlare di indipendenza, ma sarà anche l'occasione per ricordare che siamo una delle pochissime regioni che ha un residuo fiscale attivo, quindi 21 miliardi di tasse all'anno che lasciamo nel perfetto stile veneto, no? Che è quello della solidarietà, della compassione, della sussidiarietà. Noi li lasciamo a Roma, li lasciavamo nella speranza che qualcosa potesse accadere, ma vediamo che questi 21 miliardi vengono ancora sprecati. Lo dico perché
I costi standard della sanità li considero solo una prima battaglia vinta dei tre governatori, perché noi vogliamo l'applicazione generale dei costi standard che dovrebbe darci un gettito di 30 miliardi di euro di risparmi, il che significherebbe tutt'altra musica rispetto a politiche di governo che prevedono solo l'applicazione di nuove tasse. Io non aggiungo altro se non ricordare, me lo chiedeva anche Matteo prima, il tema, uno dei progetti che è quello della sanità e degli ospedali aperti di notte. Dico che questo è un progetto che funziona, è un grande cambiamento culturale, cioè aprire gli ospedali di notte per noi ha significato dar modo ai cittadini di venire in ospedale il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 8 alle 24. È un cambiamento culturale perché comunque si sta delineando un nuovo approccio alla sanità. Di giorno ci occupiamo dei ricoverati, di notte dell'utenza esterna. E direi che solo regioni virtuose come le nostre qui rappresentate possono mettere in rete questa esperienza. Io avrò modo di cogliere le buone esperienze di Lombardia e di Piemonte e assolutamente di mutuarle poi nella mia regione. E penso che questo sia assolutamente rispettoso del mandato che abbiamo avuto dai cittadini. Grazie. Allora, anche per noi piemontesi questa iniziativa è stata molto importante, infatti hanno partecipato i nostri assessori ed i nostri consiglieri regionali, hanno partecipato ai tavoli, hanno contribuito a stendere le proposte che ha riassunto il segretario Salvini. Noi ovviamente in Piemonte viviamo questo momento molto particolare che ha avuto il suo momento di massimo in questa sentenza che è stata emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, una sentenza che ha annullato nel 2014 delle elezioni che si sono svolte nel 2010. Ovviamente fa sorridere questo, perché se un imprenditore dovesse venire dall'estero in Piemonte e dovesse focalizzare l'attenzione su quello che è successo, gli scappa da ridere e se ne va, però non c'è niente da ridere, assolutamente. Questo è stato un vero e proprio golpe, sia perché è intervenuto dopo 4 anni e quindi non aveva alcun senso dal punto di vista proprio del buon senso, sia perché è avvenuto in violazione di tutte le norme di legge, perché non c'era alcun motivo giuridico per annullare le elezioni regionali. Noi le elezioni le abbiamo vinte con dei voti veri, dei voti validi. Le irregolarità contestate erano attinenti alla formazione della scheda, che peraltro era stata formata dai tribunali, quindi pensate un po' cosa c'entriamo noi e soprattutto che cosa c'entrano i piemontesi che hanno votato. Peraltro, se vai a verificare le irregolarità maggiori sono di un'altra lista della parte opposta, esattamente di chi ha fatto la denuncia, e comunque il risultato non sarebbe cambiato perché avremmo vinto comunque. Quindi siamo in una situazione che per quanto riguarda il Piemonte è gravissima, siamo di fronte ad un attacco proprio per impedirci di fare questo lavoro che stiamo facendo oggi anche attraverso questa riunione. Io volevo, nel dire questo, dirvi che la situazione del braccio della giustizia amministrativa, che è il braccio armato dello Stato di Roma, non è soltanto relativo alle elezioni per quanto ci riguarda, ma è fatto di tanti e tanti episodi di interferenze rispetto all'attività di governo degli enti locali, ma in questo caso della regione, assolutamente inaccettabili. Circa un mese fa, e questo voglio dirvelo perché non starò più zitto, si è verificato un caso abbastanza eclatante di una donna di Domodossola che
ha dovuto aspettare diverse ore per poter diciamo andare nella struttura giusta. Secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbe dovuto aspettare diverse ore per poter andare nella struttura giusta. Bene, noi facciamo un'indagine interna, il risultato è stato reso noto pochi giorni fa. Questa donna è stata portata in una struttura che era stata chiusa nell'ambito della riorganizzazione sanitaria dalla Regione Piemonte, perché un punto nascita è considerato non sicuro. Questa struttura è stata riaperta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con un provvedimento di sospensiva, è stata lasciata aperta per mesi, salvo poi dire che ovviamente aveva ragione il governo regionale perché aveva fatto una riorganizzazione sanitaria molto complessa. Voi capite in che sistema siamo, sembra di essere in un paese di matti, esattamente di matti. E volevo fare questo discorso perché poi ne hanno parlato giornali e televisioni, e allora questa signora è andata in questa struttura perché c'era stato questo provvedimento del TAR, perché è obbligo del servizio di 118 portare le persone nella prima struttura aperta. Se era stata chiusa c'era un motivo, avete capito? Questa decisione poi rimangiata ha comportato anche un esborso per quanto riguarda il servizio sanitario regionale di circa 400 milioni di 400 mila euro in pochi mesi per poter, non 400 milioni sarebbe troppo, però 400 mila euro per tenere aperta la struttura aspettando che ovviamente ci fosse la decisione con dei tempi che comunque sono stati lunghi. Detto questo, scusate la parentesi, pratiche comuni sono molto importanti. Dicevo che noi, avendo la stessa testa, facciamo già tante cose simili. Infatti l'iniziativa degli ospedali aperti di notte è realizzata anche in Piemonte sul modello Veneto ed è un grande successo nella città di Torino. Però noi, per esempio, si vedono grandi potenzialità pratiche per quanto riguarda la gestione integrata dei servizi sanitari e per quanto riguarda i trasporti. Ecco, il Piemonte oggi è in grado di fare un discorso comune perché, non so se avete seguito, ma da una situazione di default dove non si riuscivano a pagare gli stipendi in Piemonte, noi oggi siamo considerate tra le primissime regioni dal punto di vista della virtuosità dei servizi, tant'è che l'applicazione dei costi standard ci ha visto premiati ed è stato un miracolo soltanto in 4 anni di lavoro, e nel 2015 raggiungeremo l'autosufficienza sanitaria, cioè tutti i buchi, cioè questa barca che stava affondando adesso ha rifatto tutte le è stata rifatta completamente, quindi siamo in grado di fare un ragionamento da pari a pari con la Lombardia e con il Veneto. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, soltanto il Nord può proporre delle ricette vere, e dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, noi siamo al fianco di Matteo Salvini, perché vogliamo proprio raccogliere lo stimolo e l'azione politica che la Lega sta portando avanti nel nostro lavoro di tutti i giorni. Grazie, anche la Lombardia è pronta su questi temi a fare la sua parte, lo stiamo già facendo su alcune questioni che ha ricordato Matteo Salvini, che saranno al centro dell'azione comune, lo sviluppo di un'azione comune della macroregione, cioè ticket e bollo auto. Lombardia ha già cancellato il bollo auto a partire da quest'anno per chi rottama un vecchio Euro 3 e lo sostituisce con un Euro 5 o un Euro 6, minore impatto ambientale, e sui ticket abbiamo proceduto all'abolizione dei ticket per 800.000 lombardi anziani, ultra 65enni, e questo ci consente di dire saranno lombardi, anziani, 800.000 che si aggiungono a quelli che già hanno avuto l'esenzione, ma abbiamo fatto un passo in più
E questo siamo riusciti a farlo grazie a quello a cui faceva riferimento Luca Zaia, cioè la battaglia straordinaria con le unghie e coi denti, ha detto, fatta sui costi standard. Una battaglia comune delle nostre regioni che ha visto anche un accordo tra Lombardia e Veneto per valorizzare giustamente, dal mio punto di vista, l'impegno del Veneto sulla sanità. E il Veneto è una delle tre regioni benchmark e noi abbiamo consentito che fosse il Veneto, pur essendo la Lombardia, nella classifica del Ministero più avanti, perché riteniamo che sia giusto questo riconoscimento all'impegno di Luca in questa direzione. Quindi iniziative comuni, mettiamole in comune, vediamo le migliori performance e le altre regioni si adegueranno. È un lavoro che abbiamo già cominciato, che oggi viene formalizzato e viene solennizzato con l'incontro di oggi. Secondo terreno su cui la Lombardia è pronta a schierarsi anche sul piano istituzionale è il contrasto, l'offensiva contro il rigurgito centralista romano, che si manifesta in tanti modi. Il disegno di legge Delrio, che abolisce le province e istituisce le città metropolitane, che vuol dire una cosa molto semplice: passare per legge il governo dei territori, soprattutto Lombardia e Veneto, passare per legge dal centrodestra al centrosinistra, visto che qui e nel Veneto, nelle regioni, la sinistra non riesce mai a vincere. Con il DDL Delrio si destrutturano, si cancellano le regioni e le si sostituiscono con città metropolitane, cioè le province, le ex province, il cui governo, che adesso è nelle mani del centrodestra, per legge viene passato ai sindaci delle città capoluogo, che sono di centrosinistra. Guarda un po', questa è la democrazia, questa è la grande riforma. Noi siamo assolutamente contrari a questo disegno di legge, a questa offensiva neocentralista, non perché siamo contrari alle riforme, ma perché vogliamo rilanciare. Si aboliscono le province, si istituiscono le città metropolitane con una norma che è incostituzionale e faremo ricorso se passerà, perché non si può per legge ordinaria prendere le competenze che sono delle regioni, il trasporto pubblico locale, i servizi alla persona, l'ambiente, la gestione del territorio e passarle per legge ordinaria alle città metropolitane. Ricorso alla Corte Costituzionale è già pronto, se malauguratamente passerà il DDL Delrio, ma noi vogliamo rilanciare. Diciamo che le regioni, il sistema delle regioni, delle materie previste nel titolo quinto va assolutamente riformato. Le regioni sono troppe, ci sono regioni troppo piccole, che sono inefficienti, che non sono in grado di gestire le stesse cose che noi gestiamo a livello regionale e macro regionale. Allora la sfida che noi lanciamo è questa: via il DDL Delrio, rilanciamo con una riforma vera che mette mano alle regioni così come sono, vediamo, riduciamole, diamo loro la possibilità di costituire le macro regioni funzionali e aboliamo il sistema delle competenze concorrenti, che ha visto solo un aumento straordinario del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale. Io voglio sapere come regione quali sono le materie che io ho di mia competenza e voglio decidere io con i soldi miei. Non voglio che ci sia qualcuno a Roma che mi scrive le regole generali, che poi io entro nel merito e subito il governo ha il potere di bloccare una legge regionale. Siamo tornati al commissario di governo di tanti tanti anni fa, prima che le regioni diventassero con la R maiuscola, il commissario di governo era quello che promulgava le leggi delle regioni. Siamo tornati a questo. Ecco, noi vediamo un disegno restauratore neocentralista, falsamente ammantato di riformismo, ma è un ritorno al passato, anzi al trapassato. Prima del 1970, quando formalmente si sono costituite le regioni. Questo è il disegno della sinistra. Vuole abolire le regioni per riportare tutti i poteri al centro e lasciare una parvenza di autonomia sui territori. Noi lo contrastiamo fortemente e da oggi la Lega e noi sul piano istituzionale combatteremo questa sacrosanta battaglia, da una parte per migliorare i servizi ai nostri cittadini in modo uniforme,
ma conservando naturalmente le specificità delle singole regioni laddove è necessario, ma mettendo in comune le esperienze e le buone pratiche, e dall'altra rilanciando l'offensiva contro questo disegno neocentralista che noi vogliamo assolutamente contrastare. Grazie. Sono domande, colleghi, ma potete... C'è qualche... Marco Cremonesi, Corriere della Sera. Io sentendola parlare, segretario, anzi la mia aspettativa venendo qua era che quantomeno, non so, bruciasse una cartella esattoriale o qualche documento relativo alle gabelle nazionali. Lei ha annunciato, come dire, la rivolta fiscale, in qualche modo sull'Emilia ha dato, come dire, una linea del Piave, un ultimatum, o si fa la no tax area o la rivolta ce la facciamo noi. Ecco, io vorrei che questa, sono curioso di capire se questa linea del Piave c'è su altri fronti, magari ciascuno per i suoi governatori, ma anche lei, segretario, ci dica, oltretutto le elezioni sono qua vicine, ci dica quando è che potrebbe scattare questo... questa decisione che in qualche modo è eversiva, ma in qualche modo è anche un segnale forte, non lo so. Noi oggi abbiamo lavorato su qualcosa di assolutamente concreto, tangibile, realizzabile e utile a breve. In Emilia io incontrerò imprenditori, lavoratori, sfollati, sindaci, e lì la rivolta fiscale parte da sé, ma perché non ce la fanno? E noi come Lega li sosteniamo, a meno che il governo non garantisca all'Emilia quello che ha garantito a tante altre popolazioni del sud ed esclusivamente del sud negli anni passati. Quindi lì è questione di vita, di morte e di acqua, e quindi lì ci siamo, visto che altri sono molto più prudenti. Su questo lo diciamo chiaro, la Lega è a disposizione delle popolazioni emiliane, con le buone o con le meno buone. Oggi abbiamo ragionato di come, rimanendo in ambito di quanto legalmente previsto, già sforzandoci, si possa ridurre la pressione fiscale su chi vive nelle regioni amministrate dalla Lega. Detto questo, per quanto riguarda le scadenze fiscali di giugno, non è quello di oggi il tavolo, ma c'è un tavolo che vede al lavoro avvocati, commercialisti e amministratori, perché se non ci riuscirà... Io sono convinto che ci riusciremo per via istituzionale, però diciamo che alla via istituzionale si accompagnerà una via meno istituzionale, però oggi qua ci sono governatori, assessori e consiglieri a discutere di quello che si può, anzi si deve fare, in controtendenza rispetto all'aumento delle tasse a livello nazionale. Altro paio di maniche, meno istituzionale, collaterale, su cui la Lega sta lavorando, ovviamente prima di annunciarlo lo facciamo. Sono cose che prima si fanno e poi si annunciano, perché annunciarle prima di farle potrebbe creare qualche problema, però c'è al lavoro una squadra a cui è chiesto di permetterci di avere una scaletta temporale per arrivare, se servirà, alla prova di forza. Poi vediamo se saremo più bravi noi istituzionalmente, non servirà, se servirà la prova di forza prima la facciamo e poi la diciamo. Monica Napoli, Sky TG24. Io ho due domande, una a tutti voi, vale a dire sulle riforme. Voi avete parlato di riforma del titolo quinto, che in parte poi avete riformato voi stessi con i governi Berlusconi. Berlusconi proprio oggi ha detto che le proposte di riforma di Renzi in realtà sono le sue, sono quelle che propone da 20 anni. Nel caso in cui queste proposte poi arrivassero in Parlamento, l'atteggiamento della Lega, visto che poi di fatto sarebbero le stesse vostre, insomma siete stati alleati di Forza Italia fino a... gli ultimi governi, quindi quale sarebbe il vostro atteggiamento? E al governatore Cota vorrei chiedere, nel caso in cui si torni alle elezioni in Piemonte, se sarà lui il candidato e quanto peserà la vicenda giudiziaria delle spese pazze della regione. Ma sulle riforme, a differenza di altri, noi non cambiamo idea, quindi se Renzi portasse in Parlamento quello che la Lega ha approvato e sottoposto a referendum nel 2006,
sono altri che cambiano idea, cambiano il loro modo di votare, di pensare. E noi, se uno porta una proposta intelligente, federalista, autonomista in Parlamento, noi la votiamo. Ho i miei dubbi che con i problemi e i dibattiti interni che hanno sia il PD che Forza Italia possa arrivare qualcosa di concreto e condiviso. Detto questo, noi non diamo, a differenza degli altri, pregiudizi. Però prima leggiamo e poi valutiamo, perché anche sulla legge elettorale abbiamo letto 18 modelli diversi, quindi quando si mettono d'accordo loro, e poi noi siamo piccoli, siamo in 30, siamo rognosi, però siamo curiosi e vogliamo capire che cosa stiamo parlando. Quindi se Renzi ha cambiato idea rispetto a quello che lui stesso votò nel 2006, votando contro il Senato federale, contro il taglio di 200 parlamentari, contro il presidenzialismo, se Renzi ha cambiato idea ne prenderemo atto e rivoteremo quella che era la nostra proposta. Però temo che i problemi interni ai due principali partiti che vorrebbero essere gli unici due a rimanere in Parlamento impediscano di avere questa visione chiara a breve. Però attendiamo di vedere le carte e se sono carte che condividiamo, pur dall'opposizione, le votiamo. Poi per quanto riguarda Cotta, risponde lui, io conto sul fatto che il candidato si deciderà fra un anno e mezzo a scadenza naturale del mandato. Mi ha anticipato Salvini, io non penso assolutamente ad un voto nel 2014, cioè non penso che il colpo di Stato, il golpe possa perpetuarsi, quindi penso che si debba andare alla scadenza naturale nel 2015 e in quella sede vedremo. Ultima. Sì, sono Antonio Castaldo del Corriere.it e volevo capire in particolare dal segretario Salvini e anche dal presidente Maroni come il progettato, l'annunciato limitazione del centralismo romano potrà avvenire in un futuro in cui, almeno stando a quelle che sono le ipotesi fin qui annunciate, una legge elettorale vi costringerà nuovamente a parentarvi con i vostri alleati storici, insomma come può coniugarsi questa cosa? Noi siamo al momento, come diceva Don Sturzo, liberi e forti, quindi non ci sentiamo vincolati o legati a nessuno a prescindere dalle leggi elettorali. Non è la legge elettorale, lo sbarramento, lo scorporo, il reincorporo o il collegio disegnato in maniera bizzarra che costringe o convince la Lega a fare o non fare alleanze. Noi in questo momento ci sentiamo forti, in crescita, faremo a metà marzo iniziative in tutto il centro-nord, di cui parleremo più avanti, è l'obiettivo di raddoppiare il numero di iscritti, perché il periodo buio è passato, e quindi non abbiamo paura di niente e di nessuno, non siamo disposti a subire pressioni da parte di nessuno, e quindi le riforme siamo in grado di farcele anche da soli, partendo da nord, evidentemente. Questa è la mia posizione. Tutte le iniziative a cui stanno lavorando prescindono dal governo centrale. Sono iniziative che le regioni e i cittadini che abitano in queste regioni possono prendere per loro spontanea iniziativa. Se ai gazebo per l'indipendenza del Veneto arriveranno decine, se non centinaia di migliaia di persone a dare il proprio sostegno, dello sbarramento, dello scorporo o dei collegi uninominali ci interessa poco, la riforma ce la facciamo in piazza. Io torno un secondo, Francesco Catanzaro, agenzia ASCA, torno un secondo sul caso Piemonte. Avete preannunciato questa rivolta fiscale in Emilia. Se il Consiglio di Stato respingerà il vostro ricorso, cosa che rientra nel novero delle cose possibili, avete in mente qualche azione forte di disobbedienza civile, insomma, perché il rischio che il governatore possa essere... Siamo in grado di fare una rivolta alla volta, e quindi una rivolta al mese penso che... Noi confidiamo così tanto nella magistratura italiana, che oggi peraltro ha regalato qualche sorpresa anche nell'inaugurazione degli anni giudiziari, perché non sono state poche le voci che hanno detto che l'indulto sarebbe una sciagura, e quindi non è solo una battaglia della Lega, ma è una battaglia anche di una parte moralmente corretta delle procure. Non do giudizio sugli altri, ma c'è qualcuno che ha il coraggio di dire da procuratore quello che diciamo noi come Lega Nord, e quindi in Emilia hanno l'acqua in casa. In Piemonte conto che verrà ristabilita la normalità, non un sistema di vantaggio, la normalità,
e quindi, così come dei giudici hanno smentito degli altri giudici, a questo punto non c'è due senza tre, e quindi contiamo che in Piemonte si riuscirà a lavorare sui temi concreti senza altre intromissioni esterne.